Credo che siamo all'ultimo livello ormai. Il laboratorio, capitolo 4. Se non è l'ultimo, è il penultimo, sicuramente. No, è l'ultimo, c'è Yzma in mezzo. Ten 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 ten. Cos'è quella roba lì? Non l'abbiamo mai vista. Pa. Pa. Oh, gli insettoni! Era da un sacco che non li vedevamo. Pa pa na na. Ta na. Madonna mia, quanta roba che ci stanno facendo vedere. È lunghissimo. Sembrano i crediti finali del gioco. Sta scendendo piano piano. Pacia! Ho trovato dei palloncini utili per arrivare in cima al palazzo prima della perfida Yzma. Sorprendente. C'è rimasta solo una pozione. È la nostra unica speranza. Fammi capire, se voli via senza di me, questo tratto sarà difficile? Sicuramente. Sì. Se ti appoggi a me, riusciremo a galleggiare fino alla fine. Magnifico. Ci vediamo. Perché? Comunque. Ok, c'è cioè il muro invisibile, lo immaginavo, però volevo testarlo. Allora, calmi tutti. Fammi fare prima un giro finale. Ok, qua non c'è nulla. Devo prendere prima tutte le monete, come solito nostro. Ecco qua. Bello però sti smeraldoni giganti. Cioè, ho sempre pensato che Eldorado e le follie dell'imperatore sarebbero stati un ottimo crossover assieme. Ecco qua. Faccia intanto con le gambine che fa così. Prossimo ascensore. Eccoci qua. Molto lento tra l'altro. Qua c'è la moneta, ovviamente. Ecco fatto. Ah, ok. Stavo dicendo quanto ci mette. Togliti di mezzo! Scusami un secondo. Lui ha detto che se ci appoggiamo a lui. Yeah! Lo sapevo. Sapevo che sarebbe finita così, ma ho dovuto testarlo in ogni caso. Sapevo benissimo che sarebbe finita così. Cioè, metti caso che tipo c'era la gimmick. Se ti appoggi a me, saliamo di sopra e finiamo tutto il livello. Sarebbe stato un modo interessante di finirlo senza dover fare tutto il percorsone, ma sapevo che non sarebbe stato così. Lo sapevo anch'io. Ah, vabbè. Ok. Nella notte più buia. Eccoci qua. Allora, prendiamo la vita. Buona. Sana. Pulenta valsugana. Preso. Ah, e sti spazi stretti. Mica tanto simpatici sti insettini, eh. Però, ecco. Stavo dicendo, se facciamo la carica dovremmo riuscire ad ucciderli subito. Dipende un po' in che angolazione li prendi. Ecco qua, punto di controllo. Punto di controllo. Oh, però comunque lo sapevo. Allora, aspetta un secondo. Preso. Ta 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 ta. Ecco qua. Passiamo. Lo sapevo. Frame di invincibilità. Chi e dove? Allora, che cosa abbiamo qua sopra? Ci saranno probabilmente delle monete fluttuanti. Banana. Ta 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 ta. A meno che non siano ancora più sopra e probabilmente così. Non mi fido, aspetta un secondo. Perché l'ombra c'era chiaramente qua. No, no. Se ci fosse. Esatto, stato è probabilmente l'ombra della lama. Della ghigliottina che si muove. Calmo, dove vai? Che rimane ferma in un punto perché è segnata lì, ma
poi oscilla. È solo il gioco che indica che lì c'è la ghigliottina. Calmo, ecco fatto. Grazie. Oh yeah. Allora, c'è qualcosa qui? Ogni zona che finisce in un vicolo vuoto potrebbe benissimo essere una zona in cui c'è un punto. Ho schiacciato leggermente quadrato per un istante. Un istante e lui subito ha caricato. Porca miseria. Ok, rieccoci qua. Cercando di stare attenti perché sono stato molto poco attento io. Ecco qua. Ho bisogno di almeno una tacchettina di vita. Punto di controllo. Almeno una. Forza gioco. C'è qualcosa da prendere di qua? No. Ecco qui. Stiamo di nuovo attenti alla ghigliottina. Niente. Non mi fai... no. Boom, baby. Ok. Ecco qua. Niente. Ok. Calmi. Non faccio... non rushiamo per il nulla quando adesso non sappiamo dove andare. Ok, c'è qualcosa quindi qua? Sì, c'è quello che in teoria dovrebbe muoversi. Ottimo da sapere. Come ti attivo io? In teoria questo si dovrebbe muovere sopra, così io posso galopparci sopra e prendere le ultime monete. Ma è fermo. Quindi o c'è un bottone da schiacciare da qualche parte, forse devo attendere. Magari sale sopra. No? Direi di no. Ok. Magari c'è un bottone da questo di lato? No, ne dubito altamente. Quindi già in pratica abbiamo già perso 3 monete. Perché non ho idea di come attivare quell'ascensore lì. Saliamo su queste piattaforme. Fermo un secondo. Diamo un'occhiatina. Non so perché per un attimo mi sembra di aver visto un pipistrello, ma probabilmente mi sono confuso con le decorazioni. Sto saltando, salto, dorate. Sto saltando, ecco, salto, guarda che salto. Oh cacchio, dovevo fare più veloce. Devo fare l'ho più veloce qua. Allora, 3, 2, 1. Woohoo! 2 e 3, perfetto. No, quello lì l'ho missato totalmente. Ah ok, questi salgono. Ok. Calmo. Allora, aspetta. Ecco fatto, allora. Dicevo. Ok, calmo, calmo. Calmo. Sta arrivando un lama. Ecco fatto, ok. Qua è stato un attimo rischio perché continuavo a saltellare e dovevo invece starmi un attimo fermo. Non è che... sapevo! Dobbiamo tornare indietro. Ah, però aspetta. Aspetta un attimo. C'era una porta da quella parte. O magari questa qua ci fa proseguire e siamo fregati, o dobbiamo tornare indietro. E invece... ah, no, aspetta. Ah, ma è da dove siamo entrati? È magia tutto ciò, vabbè, grazie comunque, porta. Allora, 3, 2, 1. Togliti di mezzo! Ecco fatto. Qua ce n'è un'altra, però. Non mi toccare. Ok. O c'è... ah, sì, si deve attivare. Ok. Punto di controllo. Si deve attivare quest'altro ascensore, perfetto. Ok, rieccoci qua sopra. Dai, sali, per favore. Sali. Developpa su. Eccoci qua. Allora, altre piattaforme.
Diamo un'occhiatina. Devo portarle tutte e due giù, dite? Potrebbe essere. Potrebbe essere la soluzione. Non ne sono sicuro, ma... Ok, un enigma molto basilare. Però, vabbè. C'è un punto di controllo qui? Ok, ah, ok, già capito. Dammi un secondo. Allora, quella c'ha gli idoli rossi, palesemente. Togliti di mezzo! Ok, non mi aspettavo questo. Però è interessante. Interessante come meccanica. Comunque. Ma ti pare? Neanche sono apparso. Ok, stanza con delle monete. Aspetta, proviamo. Mi avevate detto l'altra volta che dovevo rimanere fermo. Diamo un'occhiatina. In un punto per attivare una porta. Ok. Buona. Diamo un'occhiatina. Con tutti i disegni della bambola, però. Cioè, tutte le altre erano solo fake. Questa è la vera bambola. Quella nascosta dentro il palazzo. Oh, contenti loro. Bello come nascondiglio però. Scusami un secondo. Sì, lo sapevo che dovevo entrare nel cerchio. Dannazione. Allora. Quindi, il primo idolo rosso, siamo a posto. Il secondo idolo rosso, in teoria, dobbiamo girare di qua. Perfetto. Eccoci qua. Quante monete erano? 90. Siamo a più di metà, perfetto. Ok, questo è a 4 livelli. Aspetta un secondo. Niente, questo giro sono veri muri? Ok, sì, sono veri muri. Beh, potrebbe funzionare anche così. Buia! Sta luce sfarfallosa è terribile. Comunque... Ok. Sta arrivando un lama. Non doveva essere questo il risultato, ma lo accetto volentieri. Sto saltando, in teoria sono full vita, no? No, forse ho Ah, sì, ho preso danno dalla guardia di prima, ma va bene anche. Togliti di mezzo! Aspetta. Neanche in realtà per lo sforzo di salire sopra, però è già che siamo qua. Sto saltando, salto, guarda che salto! Sta arrivando un lama. Non riesco a saltare nel momento giusto. Forse perché non serve saltare. Va bene, era un segreto, non era un segreto, però fa niente. In ogni caso l'abbiamo raggiunto. Complimenti a noi. Devo andare da questa parte. Giusto? Sì, perfetto. Ok, doppio idolo rosso. Perfetto, e la porta si aprì. Ci siamo. Secondo me ormai siamo alla fine. Ok, qua si alza il secondo ascensore. Molto lentamente, tra l'altro. E possiamo proseguire. Allora, però io un secondo, calmo. Tornerei un attimo qua perché c'è il punto di controllo più veloce e più facile da prendere. Punto di controllo. Perfetto. Così possiamo andarcene in sicurezza avanti. Voglio non rischiare di dover crepare per rifarmi tutto il percorso. Anche se invece se cadiamo di sotto c'è l'altro punto di controllo che non possiamo non prenderlo, quindi ciuccia.
Però effettivamente adesso se cadiamo abbiamo anche questo ascensore, possiamo risalire più facile. Attenzione a sta ghigliottina che è tremenda. Ecco qua, aspetta. Sta arrivando un lama! Perfetto. Ok, punto di controllo? No. Grazie. Allora, qui abbiamo un solo idolo rosso, va bene. Oh, Izma, ciao. Guarda come com'è fiera di stare là in mezzo. Bella, fiera lei, lezza proprio, una donna cara. Cusco tesoro, sono felice che tu sia arrivato fin qui perché ora ti schiaccerò. Brava. Continua, vecchia bacuta. Posso batterti a occhi chiusi. Potrebbe essere vero. Sono parole molto stupide dette da un lama. Con questo martello mi libererò per sempre di te. Questo è un martello. Taglia corto, lingua biforcuta, e lasciami ballare sulla tua testa. No, dai, è un martello di legno. Ma cosa mi significa? Togliti di mezzo! Da quando Izma utilizza un martello di legno? E io cosa devo fare? Non so se devo rotolare. Io stavo... la stavo caricando, ma magari in realtà... ecco, esatto, devo solo... non lo so cosa... ah, forse... forse intendeva letteralmente ti ballerò sulla testa. Ecco, stavolta è stata colpa mia. Prendi, non mi toccare. Non riesco a capire come devo fare. Ah, questo è meglio. Non mi toccare. Buona. Colpita, ok. Mi avrai anche battuto. Con un colpo solo. Ma ora non mi troverai mai più. Cosa le fa pensare che abbia voglia di trovarla? Giusto? Però se non lo faccio resterò un lama. È vero. Fa sempre ridere come scappa. Mi fa ridere che quando sta ferma sta in posizionissima, quando corre è terribile, è terribile. Non mi aspettavo un colpo solo, quello sicuro. Però non è stato facile perché non era chiarissimo come dovessi combatterla. Ok, vabbè, io corro intanto. Sta arrivando un lama! Ecco qua. Punto di controllo. E niente, non ce l'ho fatta in tempo. Come quando arrivi all'autobus che... fermo, fermo. E lui parte senza di te e tu arrivi tardi a scuola, ti picchiano i tuoi compagni perché fai schifo. No, non si fa. Il bullismo è una cosa terribile e non si scherza sopra. Scusatemi, non dovevo. Anche perché, sinceramente, è uno di quegli argomenti su cui non mi piace neanche a me scherzare. Dato che l'ho subito anche io e non è una cosa bella. Soprattutto quando... non c'è una vera motivazione. Cioè quando c'è il bullismo fine a se stesso, così senza una reale motivazione, già è brutto a prescindere. È davvero terribile. Non so perché stiamo parlando di questa cosa mentre giochiamo a un gioco della PS1. Però credetemi che... ok. No. Questa è brutta come stanza, questa è veramente brutta. Punto di controllo. Questa stanza è veramente terribile. Comunque dicevo. No, e che cazzo. Non so perché stiamo parlando di queste cose così serie durante un gameplay di un gioco della PS1. Però già... senza motivo è terribile. E se poi hanno anche un motivo che magari è stupido, è anche peggio. È veramente uno schifo. È veramente uno schifo. E molto spesso è colpa anche del sistema scolastico. Buia! Questa porta blu? Devo stare fermo come mi avevate detto. Magari si apre.
Buia! Non lo so. Diamo no, lì c'è un bottone. Ok. Muori! Aia! Ecco fatto. Oh yeah. Sono a tempo queste piattaforme? Speriamo di no. Ah. Oh. No, non sono dove pensavo di essere. Ai! Non sono per nulla dove pensavo di essere, ok. O forse sì, in realtà. Dipende adesso dove mi porta questa porta. Ok, quindi quel timer qua mi riporta qui, giusto? Ok, sì, questa era la prima porta. Togliti di mezzo! Vi chiedo scusa se comunque ho tirato fuori un argomento veramente brutto. Non era mia intenzione, comunque. Yeah! Ha rallentato lui qua. Ci tengo a precisare che ha rallentato Cuzco per qualche motivo. Buia! Questa mi sembra una porta segreta. Buia! In un Souls quella sarebbe stata palesemente una porta segreta. E voi direte, ma non siamo in un Souls. E io vi rispondo, avete ragione. Ok. Buona. Vediamo se facciamo in tempo, perfetto. Ok. Ah, siamo qua sopra. Va bene. Ok, per un attimo ho avuto paura. Per un attimo ho avuto paura di non riuscire a prenderla. Va bene, abbiamo l'idolo rosso, possiamo tornare indietro. O meglio, proseguire e tornando indietro? Sì, ha senso. No! Mi butto di sotto. Ok, perfetto, risolto il problema. Idolo rosso. Ottimo. Quante monete ci mancano? Sai, ho avuto la strana sensazione che saresti arrivato alla fine di questa sezione. Lo sapevo. Lo disprezzo. Cosa, lui o questa cosa? Ti disprezzo e basta. Niente di personale, capito? Ma perché ancora stronzo? Siamo a fine gioco. Che facciamo adesso? Cioè, adesso il plot twist del gioco. Lui distrugge il villaggio di Pacia. Quanto... Cioè, sarebbe terribile. Questa porta ci condurrà al livello finale dove batterò Isma e tornerò me stesso. Uia, vedi, è buia. Ok. Era telefonatissima questa. Questa era telefonata, gioco, cazzo. E se sono 90 monete, le abbiamo ottenute tutte. Yes, livello finale completato al 100%. Mi sento iper soddisfatto in questo momento. Ah, ma io pensavo che era questo il livello finale. Ci ho azzeccato comunque che era il penultimo. Dai, yeah.